Ti è mai capitato di non riuscire a vendere il tuo prodotto o il tuo servizio perché l'altra parte lo riteneva un po' troppo caro? Ciao, qui Peter Walce di networkmarketingmanager.it. In questo video voglio affrontare insieme a te un argomento che sempre più spesso discuto con clienti, networker e collaboratori e come hai già potuto intuire, sto parlando dei prodotti che per i potenziali clienti risultano un po' troppo cari. Ecco, io ho notato, tra l'altro, che molti ex networker danno la colpa del loro insuccesso proprio a questi prodotti troppo cari, troppo poco attrattivi per la massa. Voglio quindi darti ora due consigli per non entrare mai a far parte del club di questi ex networker. Farò un esempio prendendo come riferimento un prodotto per la salute, quindi un integratore alimentare, ma sappi che i principi che stanno alla base dei ragionamenti che adesso sto per fare sono assolutamente validi anche per altri prodotti o servizi. Bene, ipotizziamo che sei davanti a un tuo amico e gli è interessato al tuo prodotto, gli hai spiegato quello che c'era da sapere e ora arriva finalmente il momento del prezzo, no? Solo che appena tu gli riveli il prezzo, il tuo amico ti dice qualcosa del genere. Ah, cavolo, guarda, io avrei bisogno di un prodotto del genere, solo che questo prodotto per me è troppo caro. Qui i networker amatori che cosa fanno? Di fronte a una tale risposta ribattono quasi sempre dicendo qualcosa di super prevedibile e di super generale e scontato del tipo però come sai amico la salute non ha prezzo. Ora io ti dico onestamente, dopo una tale affermazione non mi è mai successo, ma non ho nemmeno mai visto accadere ad altri networker, che l'interlocutore abbia poi detto: ah, però cavolo, hai ragione, mi ero scordato che la salute non ha prezzo. Cioè, grazie per avermelo ricordato. Adesso compro il tuo prodotto. Ecco, hai capito quanto è ridicolo fare un'affermazione tanto scontata. Quello che invece direi è qualcosa del genere. Senti, amico, ci sono molte cose che potresti prendere ad un prezzo più basso, ma io ti dico onestamente, ho voluto parlarne con te perché tu sei una persona che ci tiene alla qualità. E io personalmente ti dico, ho comprato un sacco di volte cose che costano poco e poi però mi sono pentito amaramente. Solo che vedi, un conto è quando compro aggeggi vari, ma sulla mia salute io in realtà non voglio fare sconti. E credo che su questo tu la pensi come me. Ecco, come puoi intuire, di fronte a un'affermazione del genere, ci sono ben poche cose che l'altra parte possa dire. Perché? Perché oltre ad averlo lusingato, lo hai praticamente costretto a dargli ragione, perché altrimenti vorrebbe dire che questa persona alla sua salute non ci tiene, no? Oppure che è una persona che preferisce comprare cose di basso valore. Quindi già soltanto dicendo una cosa simile, una cosa del genere, vedrai subito dei grandi miglioramenti rispetto a quello che stavi facendo prima. Ma non finisce qui, volendo si può andare ancora più in profondità e ora ti spiego. Qualche mese fa leggevo un articolo in inglese di un formatore americano, che se non sbaglio era Ray Higdon, e lui consigliava, di fronte a un'obiezione del genere, consigliava di tirare fuori un articolo pubblicato da un giornale americano che aveva fatto delle analisi sugli integratori venduti dalle grosse catene alimentari americane, tipo Walmart, eccetera. E faceva queste indagini, faceva notare che questi integratori, che come ovvio costano di meno, perché sono distribuiti dalla grande distribuzione, solo che questi integratori non contenevano gli stessi ingredienti che erano indicati nelle etichette, oppure i principi attivi erano assai minori, no? Oppure addirittura alcuni di questi integratori contenevano delle sostanze nocive. Quindi, se anche a te è possibile reperire delle informazioni, delle ricerche, no, che sono fatte su prodotti mediocri, su prodotti che costano meno di quelli che proponi tu, e queste ricerche, diciamo, mettono in cattiva luce questi prodotti, beh, sappi che avere tali informazioni sotto mano farà veramente la differenza durante la trattativa. Ho detto durante la trattativa, sì, perché sarò onesto, non posso in alcun modo prometterti che
questa singola mossa, diciamo, questa singola tattica, strategia, cambierà completamente il tuo business. Perché? Ma semplicemente perché mosse del genere non esistono. Infatti noi qui siamo partiti dal presupposto che il tuo potenziale cliente ti abbia già ascoltato, abbia già compreso di avere bisogno di un prodotto simile e che veramente l'unica cosa che lo frena è il prezzo. Solo che situazioni del genere sono piuttosto rare, se vogliamo essere onesti. Quindi quando io sento in realtà ex networker che dicono che non ce l'hanno fatta perché i prodotti erano poco attrattivi, costavano troppo, no? Scuse del genere, mi viene un po' da ridere perché molti di questi, no, manco sono arrivati alla fase della presentazione del prezzo, no? O le poche volte che sì, ci sono arrivati, hanno fallito pure lì perché può capitare, no? E allora è chiaro che il disastro è stato ufficiale, quindi zero vendite. E questo per dirti che non esiste la mossa singola che può cambiare completamente il tuo business, ok? Quindi per quanto la mossa che ti ho appena presentato sia molto efficace. Ma ora arriva la buona notizia. Quando tante mosse intelligenti e sensate, come queste che ti ho appena illustrato, vengono messe insieme, ok? Allora sì che si possono creare dei sistemi vincenti. E ho preparato per te un videocorso gratuito che ti mostra come una serie di mosse intelligenti hanno portato un mio collaboratore a trovare 9 nuovi collaboratori durante i suoi primi giorni lavorativi. Ecco, se vedi questo video dal blog, basta che clicchi qui sopra il banner che c'è sotto il video e mettendo la tua email potrai accedere al videocorso. Se vedi il video da YouTube, sotto nella descrizione dell'episodio ti ho messo il link. Se il video invece lo vedi da Facebook, trovi il link nel primo commento oppure sopra nella descrizione. Ok? Bene, per ora è tutto, alla prossima. Ciao!